Eccoci qua, ben trovati in cucina con il nostro amico chef. Angelo Madonna, ciao a Ciao tutti. Angelo, grazie per avermi invitato anche questa settimana. Che ricetta ci proponi? Pappa pomodoro. La pappa al pomodoro? Buona, è la mia Versione passione. veloce però. Versione veloce, cioè Veloce. quella per me. Esatto, proprio Versione per subito. un tipo affamato. Quindi, Esatto. ingredienti? Pomodoro e pane. Andiamo, Andiamo. vai. Allora, e brodo È brodo, naturalmente. il brodo ci vuole. Allora, 66 grammi di pane, tra Eccoci, 66, primo numero, 66. 66. 66. Entro i 76, diciamo, uno può, dipende dalla densità che uno vuole. Bene. Quella che voglio io è 66 grammi di Quindi pane. comunque 66 e 76, ricordiamoci Esatto. anche i numeri. Poi. Ecco, mettiamo una pentola con del brodo, mettiamo ancora. Brodo, Sì. pane. Sì. E lo facciamo ammorbidire il pane. Ok, con la forchettina, Sì, semplicemente con la forchetta. esatto. Opa. Oh, Quindi che giriamo in bontà! modo che l'assorbe tutto, perché comunque è pane raffermo, insomma, ricette di recupero. Abbiamo la salsa al Certo. pomodoro fatta con i porri, però, non con la Oh, cipolla. che bontà, con i porri, con Sì, i sì, porri. sì. Ma è una ricetta di recupero di lusso, Infatti, perché noi recuperiamo tutto quello che abbiamo in frigo. Avevamo il pomodoro, i porri e Angelo. esatto. È venuta fuori la pappa al pomodoro, Esatto. Quindi. Con il pane direi che ci siamo, poi Sì. eventualmente siamo sempre in tempo a mettere il brodo. Ok. Quindi mettiamo la salsa a pomodoro fatta con i porri e tanto basilico e facciamolo scaldare. Quindi abbiamo pomodoro, pane, brodo, porri e E basilico. basilico e alla fine l'olio. Guai, l'olio deve L'olio. essere italiano, extravergine d'oliva e ci tirerà anche fuori un numero, Chissà. chissà. 3 grammi. 3 grammi, 3 3 dei grammi, 3,5 grammi 3,5. vanno per te 5, Per me sostanzialmente. cinque, per me 5. Furio, ci siamo. Oh, ci siamo, quindi guardate voi che bellezza questo piatto. Senti Angelo, mentre impiatti così, la pappa al pomodoro, diciamo di che regione è? Dio, è Toscana. Ma dice Furio, me lo chiedi te, io sono Appunto. pratese, toscano Toscano. doc. Te lo chiedo perché sai, perché si fa in tutta Italia, no? Sì, Sì, dai, però è Toscana, ma però è sì, Toscana. è Toscana, Come ma. la panzanella, facciamo anche in Campania, però è Toscana. Già, tu di dove sei? Campano, Di dove? Caserta. Caserta, però la panzanella la fate anche. Sì. Insomma, Noi ma. italiani ci abbiamo sta cosa, prendiamo ricette di tutti e poi sono Perché nostre. noi Perché le italiani, facciamo col cuore. noi siamo Esatto. speciali, noi siamo speciali. Io metto un Quindi, po' di pepe, oh, la decorazione. intanto un po' di pepe. Sale se ci vuole. Sale un pochino, senti Angelo, abbiamo detto. Allora, i numeri ce li ricordiamo. Certo, abbiamo detto tra i 66 e i 76 grammi di pane, brodo, giustamente, se facciamo su 50 grammi di pane, almeno 70, ma si fa occhio quando è morbido, si vede. 200 grammi di salsa a pomodoro già pronta e poi olio, QB. Olio e QB. QB. Noi 5 grammi abbiamo diciamo. detto. Mi scappa quasi da ridere. Io ne metterei anche 50. Vabbè. Noi quindi vi diciamo buon appetito con la nostra pappa al pomodoro. Giocatevi i numeri e noi ci vediamo fra 7 giorni. Ciao! Ciao a tutti!